Rappresenta una floro vivaista la statuina del Presepe 2022 che le associazioni pistoiesi di Coldiretti e Confartigianato hanno consegnato ai vescovi delle due diocesi provinciali, Fausto Tardelli, vescovo di Pistoia, e Roberto Filippini, vescovo di Pescia. L'iniziativa che prevede la distribuzione delle statuine in tutte le diocesi d'Italia è ideata da Fondazione Simbola, Confartigianato e Coldiretti e ha l'obiettivo di aggiungere al Presepe figure che parli di di del presente ma anche del futuro. Quest'anno è stata scelta la floro vivaista che ha affrontato le difficoltà della pandemia e della guerra per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante l'aumento esponenziale dei costi energetici nei campi e nelle serre. Il floro vivaismo, ricorda Fabrizio Tesi, presidente provinciale di Coldiretti Pistoia, è un comparto strategico del Made in Italy che coinvolge oltre 20.000 imprese in tutta Italia con la nostra provincia che tra Pistoia e Pescia ne è polo produttivo principale. Quest'anno, sottolinea Alessandro Pellegrini, segretario di Confartigianato Pistoia, portiamo nel presepe un simbolo della sostenibilità espressa dagli artigiani e dalle piccole imprese e declinata su tre fronti, economico, sociale e ambientale. A livello economico la piccola impresa, l'artigianato, offre prodotti e servizi belli, ben fatti, durevoli, a basso impatto ambientale unici e distintivi.